Buongiorno a tutti, io vi ringrazio per aver scelto di partecipare a questo webinar che il Ministero ha chiesto a Indire, in particolare nello specifico a Avanguardie Educative, di come dire, mettere insieme a dimostrazione anche che le scuole possono aiutarsi fra scuole dal basso. Questo era ed è il punto di partenza di Avanguardia Educativa, l'innovazione parte dal basso e anche questa operazione ha senso in questo modo. Come vedete, il titolo, voi penserete che la prendiamo da molto lontano, ma in realtà le emergenze richiedono sempre di essere affrontate all'interno di una cornice. Questa cornice è una cornice motivazionale, una cornice pedagogica, una cornice culturale. Altrimenti rischiamo di mettere insieme un sacco di strumenti, un sacco di mezzi, un sacco di device, un sacco di robe, ma probabilmente perdiamo il significato del tutto. In fin dei conti, la situazione che stiamo vivendo, cioè imparare a vivere il senso della vita al tempo del coronavirus, ci dice anche, come succede per tantissimi altri aspetti della nostra esistenza in questo momento, che ci occorre andare a rispondere alle domande di senso profondo. La domanda di senso profondo per la scuola è perché facciamo scuola, perché facciamo formazione, cosa significa per una scuola essere capace di fare cultura anche all'interno di una situazione così complessa. Quindi mi perdonerete se l'approccio è così filosofico, ma giustamente ci sono tanti altri webinar che affrontano dinamiche molto più specifiche. Io credo che una cornice di senso, un perimetro di senso sia fondamentale per dare significato, cioè direzione, verso al nostro agire educativo. Ecco allora, io affronterò qui adesso affronterò alcuni temi, prima li elenco, poi uno alla volta vado a affrontarli, in modo tale che abbiate in mente, che abbiate direttamente subito l'indice delle cose che dirò in questa sostanzialmente mezz'ora di tempo. Che cosa devi fare? Qual è l'impegno? Mi permetto anche di, mi scuserete, di usare una metodologia narrativa, cioè che nasce dall'esperienza che ho fatto io e che ha fatto la comunità del Liceo Bertolucci in questi giorni.